Ehi, raga, come sempre io posso indicare le 25 ed eccoci qui per un nuovo video. In questo video, in questo quinto episodio di Assassin's Creed, io non mi ricordo cosa devo fare, però seguiamo dove mi dice punto esclamativo per andare a vedere cosa dobbiamo fare. Principalmente non ho fatto niente dal quarto episodio, sto recitando anche per Assassin's dei video un po' a manetta, quindi eventuali commenti verranno visualizzati e applicati dopo, anche se Assassin è un gioco più che altro storia lineare, quindi i vostri commenti sono ben accetti, sì, però ovviamente non è che potete dirvi cosa, cioè potete sì dirvi cosa fare, però non è la stessa cosa che Minecraft, che magari mi date qualche consiglio. Comunque vabbè ragazzi, scusate se io sproloquio come sempre, scendiamo, obiettivo è là, scendi dai. Vediamo cosa dice. Sempre il panno bianco, il solito panno bianco. Ok, andiamo. Assiste al proscioglimento di Petruccio Giovanni Federico. Ok ragazzi, dobbiamo assistere al proscioglimento, tra virgolette. Capirete perché tra virgolette. Ok, muoviamoci perché non voglio perdere tempo. Andiamo subito a vedere se veramente proscioglono. Guardali, poverini. Avete visto? Sono lassù, stanno per essere impiccati. Povero Giovanni è bambino. obitore. Voi e i vostri complici Soprattutto siete stati Petruccio, come accusati si... di No, non mi tradimento. ricordo il nome, ragazzi. Avete delle Vediamo. prove da presentare a vostra discolpa? Sì, i documenti che vi sono stati consegnati la notte Raccordo scorsa. inguardabile. Temo di non sapere nulla di tali documenti. Sta mentendo! Guarda, quello Difficile. era Rodrigo Borgia, se non sbaglio, ragazzi, quello In fermo là assenza davanti. Vabbè, di qualunque prova contraria adesso alle vediamo. accuse, mi vedo costretto a Oh, mosca di dichiararvi merda. colpevole. Voi e i vostri collaboratori verrete Collaboratori, pertanto figli. condannati a morte. Sei tu il Pestronzo. traditore, Oberto, sei Lo uno di sapevo loro. io, ragazzi. Oggi potrai anche toglierci la vita, ma avremo la tua in cambio, lo giuro, noi No, tre. non si può sapere, ragazzi. Questa è stata una scelta Spaventatevi. traumatizzante in Assassin's Creed Laggiù! Prendete il ragazzo! È uno di 2. È uno loro! di loro che adesso vi fa il culo. Ti ucciderò per ciò che hai fatto! Guardie! Arrestatelo! Oh, c'è quello lì un po' più corazzato, ragazzi. Questo è il primo nemico un po' più potente che sfidiamo nella serie. Uccidetelo! Ecco, adesso c'è un po' di disamore. Ti conviene scappare, ragazzo. Svelto! Oh, questo è un tipo che ci aiuta. Dobbiamo fuggire dalle guardie, quindi niente di... Non dico facile, niente di più e niente di meno. Dobbiamo semplicemente scappare dalle guardie. Adesso minacciamo i sassi come al solito, come negli Assassin's Creed 1. Vediamo se troviamo subito un nascondiglio. Vediamo ragazzi. Dobbiamo cercare di seminare queste guardie. Sono riuscito a scappare. Il dottore del tradimento. Il dolore, il dottore. Il dolore del tradimento, ragazzi. Quindi, adesso abbiamo sincronizzato la sequenza 1. Sono famigerato, ovviamente, perché sono ricercato. Perché mi considerano uno di loro. Hanno ucciso, come avete potuto vedere, una scena agghiacciante. Hanno ucciso Giovanni Auditore, Federico, che dovrebbe essere il fratello maggiore, e il povero Petruccio, se non sbaglio, non vorrei sbagliare. Poverino. Quello che mi dispiace di più è il bambino, perché non si uccidono i bambini. Una cosa atroce. Infatti è una cosa un po' strana Piccolo vedere la morte di un dettaglio, bambino in un ho gioco. identificato alcuni strani segni che appaiono nell'Italia del Rinascimento. Non so a Sta che cosa servono, parlando ma quel tipo che sono abbiamo visto identiche inizio alle stesse gioco, quello comunità. simpatico. Rebecca ha indicato la loro posizione approssimata nel database con un'icona a forma di occhio e li ha fatti anche brillare. Faccia Ok. attenzione. Ah, i glifi, secondo me, se non sbaglio ci sta segnalando i glifi. Non vorrei sbagliare, ragazzi, non ricordo perfettamente il gioco. Eccolo, questa è la nostra serva. Silenzio, grazie a Dio. Vi ho cercato dappertutto. Io non sono riuscito a fermarmi, Visto. ammetta. Ci ho provato, lo giuro, ma c'erano tante di quelle guardie. Vi prego, venite con me. Aia. Bisogna che vi togliate dalla strada. E mia madre e mia sorella? Sono in salvo. Vi conduco da Mamma mia, loro. ragazzi. No, è pericoloso muoverci insieme. Dimmi dove devo andare, ci vedremo lì. Da mia sorella.
appena a nord del Era Duomo. Duomo. Vado subito. Ok, quindi Annetta, vabbè, non leggo il dato tedesco perché non è che mi Avanti, interessa molto. su, non siate timidi. Venite, amici. Allora, Vi posso fornire qualsivoglia. come detto, sono famigerato, quindi devo stare parecchio attento, però io direi di correre anche perché non è che ho tutta la vita, no? Però ti dico, questo è il solito vicolo che prendo sempre. Ok, dobbiamo andare a circa 200 passi di distanza. Dobbiamo sempre stare attenti perché adesso che siamo famigerati abbiamo molta più visibilità per le guardie. Ecco, cerchiamo già di girarli, già l'ho visto che andavano verso di là. Cioè, ci hanno inquadrato, ragazzi. Sono uccisi, se posso. Dietro di te? Ma forse non sei così imbecille come sembri. Scusate, ovviamente, per i tasti, sempre, ma posso fare nulla. Non ho telefono, ragazzi, un po'. Non posso stare qua 2 ore a fermarmi con loro perché ovviamente poi non sono neanche armato. Ok, li abbiamo seminati, ma sono sempre qua in giro. Quindi dobbiamo vedere se riusciamo poi a seminarli di brutto, certo, perché sono qua a fianco, quindi appena usciremo saremo sospettati. Visuale contestuale, bellissimo, non so come fare. Se riusciamo. Manteniamoci subito. Avevo rubato i tiri, ma non ho fatto posto. Però un picchiazzo, ragazzi. Provaci, sia lodato il signore. Che divertimento. Oh, l'ho seccato, sto tipo di merda che rompevo. Ho fatto fuori un tipo con le armi, senza avere armi. Ma frega un cazzo, passo sopra di loro. Sono sicuro di qui. Laggiù, Ok, allora saliamo sul tetto e speriamo di riuscire a raggiungere il punto desiderato. Quando sei sospettato non ti fa più rivedere il punto dov'è. Là. Devo andare, mi sto un po' perdendo perché e non riesco a salire sto cammino, vai. Perché quando mi seguono poi non ti fa più vedere dove devi andare. Quindi è un po' un casino. No, no, dove vai, dove vai? Ok, comunque 50 passi di qua circa. Siamo vicini. Andiamo su. Di qua. Sembrava una scala, sei rimasto male. Ok. Ah, è questo, il quartiere con le puttane. Ok, interagiamo. E qua vi dobbiamo andare, ragazzi. Mamma mia, ragazzi, pieno di brave ragazze, sono brave ragazze, indubbiamente. Forse abbiamo sbagliato casa. No, no, è Mi quella sono giusta. nella puttana. Eccola, tanto questa grande gnocca del più di prima, di essere sempre due. È un piacere fare la vostra conoscenza, messer Ezio. Annetta parla molto bene di Eh voi. sì. Ora capisco perché. Apprezzo le vostre cortesi parole, Madonna. Ti prego, chiamami Paola. Grazie per l'asilo offerto alla mia famiglia, Grazie. Paola. Era il minimo che potessi Vabbè. dire. Devi essere stanco. Magari vuoi. No, grazie, non posso restare. Azzo di Perché? Dora. Dove vuoi andare? A uccidere Umberto Incredibile, Olivetti. ragazzi. Ha Comprendo il tuo desiderio di vendetta, ragione. ma il gonfaloniere è un uomo potente. E tu non sei un sicario, Ezio. Risparmiami la predica. Ma posso far sì che lo diventi. Eccola. Perché dovresti insegnarmi a Bellissima la vivere? divisa, ragazzi. Non Più la vedo, più vivere. rimango Ti male. insegnerò a sopravvivere. Vieni. Ecco, adesso ci vuole insegnare i basilari. La famosa cortigiana, che qua viene chiamata cortigiana, non so più Scherzi, perché. È schiave del semplicemente diavolo. un migliore. Dobbiamo girarci liberamente Scherzo, per le ovviamente, strade, ragazzi. viste ma non All'epoca viste. bisognava Anch'io fare non soldi come vorrei si può. confonderti come loro tra la Vediamo. folla.
Le mie ragazze ti spiegheranno come. Ok, adesso dobbiamo fare una specie di tutorial per vedere come mimetizzarsi. Ci prenderemo cura noi di Posso te. mimetizzarmi anche in gruppi di civili in movimento. Seguiamo Paola qui, che ci cercherà di insegnarci un po' i basilari dell'addestramento. Mimetizza per diventare invisibile le guardie. Facciamo così. Tenersi accanto agli abitanti. No, mi hanno beccato, non ho fatto neanche in tempo ad andarmi a sedere. Vabbè, adesso so dove è la panca, quindi mi siedo subito, ragazzi. È un piccolo inconveniente di percorso. Mi ricordo anche le ultime volte che ho giocato, che ho fatto un casino assurdo per fare sta roba. Ma che siamo allo stesso punto di prima, e ora ci dobbiamo iniziare diventando invisibili alle guardie e sedendoci. Ah, la panca era lì, quella di M. Era lì la panca, ragazzi. Sediamoci sulla panca. Tanto, ma non me ne accorgo. Gruppi di civili che camminano, passiamo a fianco alle guardie senza farci beccare. Andando nel gruppo di civili, non andiamo troppo veloci, dobbiamo seguire la Paola, la signora Paola qui. Ok, eccoci qui, siamo dietro. È il primo step l'abbiamo fatto. Sta facendo pian piano avanti avanti con i piccoli gruppi di guardia. Un po' un casino. Devo stare sempre dietro in un gruppo perché sennò è un casino. E tra l'altro io mi chiedevo, ma se tu vedi uno vestito un po' diverso negli altri nel gruppo, cavolo, te ne accorgi un minimo qui, che non è la stessa persona. Ah, ecco, mi hanno beccato. Poi vado avanti. No, mi hanno beccato, ragazzi. Adesso vedete, speriamo che non mi facciano ricominciare da zero, perché sennò è una cosa troppo pallosa. Adesso vediamo, ragazzi. Comunque è arrivato abbastanza avanti, devo dire. Anche il video si è abbastanza allungato, quindi. Se non, se me lo fa ricominciare da capo, ragazzi, stacchiamo qui e. La discrezione è Eh il sì, cuore infatti della me lo fa ricrezione. ricominciare da capo. Allora. Dobbiamo aggirarci Quindi per ragazzi, trovare questo quinto l'elicottero episodio di prima Assassin's Creed è finito. Stacco direttamente qua e ci vediamo direttamente nel prossimo episodio in cui faremo questa specie di addestramento all'inizio, oppure magari decido di andare avanti nel mimetizzarsi. Riporto direttamente il finale, prenderemo cura noi di che te. non mi ricordo ancora, però mi ricordo che anche la prima volta che lo feci era un casino assurdo, mimetizzarsi quelle cose. Comunque la Gipero 25 è Ricorderai come tutto. quando. Per questo quinto episodio di Assassin's Creed, in cui spero vi siate divertiti a vedere Ezio che scopre Ti la piace? macchinazione che c'è dietro tutto. La Dico 25 è tutto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi, guardate tutti i miei video. Ringrazio per l'ufficialità dei 100 mi piace al video di curiosità e stranezze su Minecraft. Prima di recitare stamattina mi è arrivata la notizia, hai raggiunto i 100 mi piace sul tuo video. E quindi ragazzi, grazie enormemente, è un traguardo incredibile che spero di eguagliare con qualche altro mio video, ma basterebbe anche solo la metà. Comunque ragazzi, dedico le 25 tutte e Poi va in good pratica luck come quando. ragazzi, ciao ciao.